Ragazzi, voi non sapete ciò che sta per succedere qui. Il nostro pattugliatore Cyan Frank non ha paura di nulla e vuole assolutamente affrontare il vecchio pattugliatore The Gamer 700. Vediamo chi la spunta tra i due ragazzi. Lui dice di non avere paura di niente, lo vuole malmenare e vediamo ragazzi chi vince tra i due. Ce la metteremo tutta. Sta vista, ragazzi, sono sempre io, The Gamer 800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, oggi il primo episodio crossover tra Frank e The Gamer 800. Quindi li faremo incontrare per la prima volta in un combattimento, visto che il nostro Saiyan Frank non vede l'ora di combattere contro qualcuno di forte, vuole malmenare qualcuno e quindi ragazzi ha sentito di questo pattugliatore fortissimo, ovvero il nostro The Gamer 800. Quindi ragazzi, qua si andranno a malmenare di brutto. Ovviamente il nostro Frank è molto debole adesso, ma vedremo che cosa succederà. Lui sfiderà The Gamer 800, ragazzi, e vedremo che cosa ne verrà fuori. Quindi andiamoci subito. Eccoci qua ragazzi, prontissimi con il nostro Frank di livello 4, visto che siamo all'inizio, siamo un po' debolucci. Vediamo le abilità. Kamehameha, Masenko, Kamehameha per 10, vabbè, la carica massima. Poi come mosse supreme abbiamo la Super Kamehameha e la Kamehameha ha una mano V2. Lo scudo energetico e come trasformazione abbiamo già il Super Saiyan del futuro. Quindi questo è il nostro Frank, quindi lo clicchiamo ragazzi, siamo pronti, battaglia 1 versus 1. E andiamo ragazzi a scegliere il nostro The Gamer 800 con gli abiti di C16. Vediamo le sue di abilità. La freccia celestiale come sempre, il raggio letale, il lampo della soluzione, la carica massima anche lui. Gli ho cambiato le mosse ragazzi, gli ho messo la furia divina purificazione e il bombardiere letale SS, le mosse che mi piacciono di più. Lo scudo energetico, il dorato e quindi ragazzi siamo prontissimi, quindi facciamo conferma. Ragazzi, io direi di farli combattere sul pianeta senza nome, quindi ci clicchiamo e andiamo subito. Ed eccoci qua ragazzi, Frank contro The Gamer 800, i due pattugliatori a confronto, Saiyan contro Clan di Freezer. Vediamo un po' chi la spunta tra i due, visto che siamo ancora deboloci ragazzi, può essere che non vinceremo. Quindi vediamo un po' ragazzi, il nostro Saiyan qui, il nostro Frank. Oddio, iniziamo benissimo ragazzi, mamma mia. Mamma mia ragazzi, iniziamo con qualche attacco. Mamma mia ragazzi, vai, vai, vediamo cosa è capace di fare ragazzi. Vediamo. Vediamo. Noi dobbiamo reagire ovviamente. Vediamo ragazzi come ce la caviamo contro di lui, vediamo. Si incazza poi. Dai, freccia celestiale ragazzi, la freccia celestiale non mente mai, dai. Masenko, bene. Siamo quasi in pareggio per il momento. Che cavolo di attacco fa? Dai, vieni qui. Vediamo ragazzi, facciamogli qualche attacco, facciamogli vedere qualcosa. Raggio letale ragazzi. Ci prende. Dai, fai qualche attacco, bello, dai. Siamo in pareggio, ragazzi. Oddio. Oddio. Oddio, ragazzi, ci ha distrutti con la furia divina purificazione. Mamma mia, ragazzi. Era logico che perdevamo. Cioè, The Gamer 800 e The Gamer 800. Cioè, ha la furia divina purificazione. Ha delle mosse straordinarie. Mamma mia ragazzi, ma era plausibile la cosa. E quindi ragazzi, che cosa è successo? Frank ha affrontato The Gamer 800, che era molto più potente di lui, ed ha perso. Voi sapete come sono i Saiyan ragazzi, non si arrendono mai, vogliono sempre migliorarsi, diventare più forti, superare i loro limiti, per cui Frank rifarà la stessa cosa. Però questa volta c'è una differenza, infatti noi scegliamo Frank normalmente, ma per quanto riguarda The Gamer 800 abbiamo delle nuove abilità e gli abiti di Bills, quindi nuova potenza di The Gamer 800. Quindi se facciamo abilità abbiamo le solite mosse, ma per le mosse supreme abbiamo il raggio letale dell'imperatore e la super sfera evanescente, ovvero le mosse che stavamo utilizzando anche nelle missioni esperto. Quindi ragazzi, qua ne vedremo delle belle. Quindi ragazzi, direi di partire, fare The Gamer 800. Facciamoli combattere ragazzi ancora una volta
Qui, sul pianeta senza nome, ci clicchiamo. Ed eccoci qua ragazzi, Frank è prontissimo a prendersi la rivincita contro TheGamer800, che prima lo ha sconfitto brutalmente con la mossa finale. Quindi sia Frank che TheGamer800 sono arrabbiatissimi l'uno con l'altro, anche se non sembra. Quindi ragazzi, partiamo subito ad andarlo a colpire. Mamma mia ragazzi, ci andiamo a ricaricare. Mamma mia ragazzi, anche lui è arrabbiatissimo. Mi vado a ricaricare. Dai, facciamone qualche mossa almeno. Kamehameha ragazzi, mamma mia. Quanto è arrabbiato il nostro pupo qui. Dai, vediamo che sai fare, vai. Oddio, che succede? La super sfera evanescente ragazzi, cavolo. Non me l'aspettavo. No, vabbè raga. Super Saiyan del futuro, adesso basta. Adesso Frank dice basta, anzi. No ragazzi, TheGamer800 è troppo forte. Ragazzi, ci ha tolto anche il vigore. È troppo forte per noi. Ci dobbiamo ancora allenare duramente per poterlo affrontare. È ancora inesperto, Frank. Kamehameha una mano V2, vediamo. Proviamo a farla, ragazzi. Non lo prendiamo neanche, perché appunto Frank è inesperto, ragazzi. Vedete, freccia celestiale, ragazzi, ci colpisce. Vediamo subito. Non sa fare altro? Spingiamolo via, ragazzi. Con la potenza del Super Saiyan. Vediamo subito. Sconfitto, ragazzi. Sconfitto da TheGamer800. Purtroppo Frank perde ancora, ragazzi. Purtroppo va così la storia. Ed eccoci qua ragazzi, come potete vedere Frank è ancora arrabbiatissimo per ciò che è successo poco fa. È stato sconfitto e umiliato per ben due volte dallo stesso personaggio. Ragazzi, ma l'ha voluto lui perché lui è di coccio, ha affrontato un personaggio che ha ben due anni di esperienza, forse di più, e che ha molta forza, addirittura ha affrontato anche Goku il Tristinto vincendo, quindi a livelli di Goku il Tristinto siamo. Cioè ragazzi, come poteva una cacchetta come lui, nata da poco, cercare di sconfiggere il temibile TheGamer800 che ha dietro a sé anni di esperienza e una vasta potenza? Cioè ragazzi, ma dove voleva andare Frank? Deve farne di strada ancora ragazzi, deve sbloccare le trasformazioni, deve fare tanta strada, le missioni parallele e tutto il resto. E poi forse eguaglierà la forza di TheGamer800, forse. Però ragazzi, per il momento è solo un Saiyan, una cacchetta qualsiasi, quindi si deve stare al suo posto. Ma ragazzi, è successa una cosa davvero mitica. TheGamer800 è anche lui un pattugliatore di quelli buoni, ne ha passate tante, e vedendo la forza e la forza di volontà di questo giovanotto, cosa ha fatto? Si è proposto di fargli da maestro. Quindi ragazzi, TheGamer800 diventa il maestro di Frank. Non so per quanto tempo, ma ha detto che nel tempo libero gli insegnerà alcune tecniche, lo farà diventare più forte, lo seguirà nei combattimenti, quindi anche nelle missioni parallele. Quindi ragazzi, TheGamer800, quando non dovrà fare le missioni esperto e altre missioni a Konton City, si dedicherà ad addestrare questo giovanotto. Gli insegnerà le tecniche e tutto il resto e lo vuole far diventare molto più forte. Quindi ragazzi, abbiamo visto la bontà di TheGamer800, anche se è stato un po' infastidito da Frank, dalla sua personalità che lo voleva battere a tutti i costi, voleva battere il più forte dei pattugliatori a Konton City. Ha capito la sua forza di volontà, e quindi adesso lo vuole addestrare. Quindi ragazzi, qui nasce una nuova amicizia, una nuova amicizia se vogliamo, allievo maestro, e quindi ragazzi ne vedremo delle belle nei prossimi episodi, mi raccomando non perdeteveli. Per oggi è tutto, e quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete ragazzi lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!